Carissimi amici e amiche, mi sto godendo un po' di giorni di mare e in questo orario pomeridiano me ne vengo qui a fare un video perché è l'unica location più tranquilla dove non do disturbo al resto della comitiva. Volevo fare oggi una riflessione con voi su questo caso Liliana, che quello che io sto vedendo in giro per il web, specie in questo periodo che c'è ancora più tempo di guardare, insomma, mi fa rimanere veramente attonito, basito, costernato, meravigliato, perché non pensavo che si potesse arrivare ad un punto tale che per il proprio rendiconto, per i propri interessi, si potesse arrivare a sostenere di tutto, di più e il contrario di tutto. Partiamo da quelle che ormai sono i luoghi comuni. Vedete, io leggo dei luoghi comuni che sono difficili da sconfiggere e sono talmente luoghi comuni che anche essi diventano parte di una realtà, come quella, ad esempio, della colpevolezza di quando succede un femminicidio, queste cose qua, quella della colpevolezza del marito, dell'ex, del fidanzato, dell'ex fidanzato. E si dice, ma al 90% è sempre l'ex, è sempre lui, è sempre il marito, perché la gelosia qua, la gelosia là. Allora, non è che si può ragionare secondo un ordine statistico delle cose, ma bisognerebbe ragionare sui fatti, perché allora si creano altrimenti degli assiomi assurdi, che non tengono conto proprio della realtà dei fatti, delle deduzioni logiche. Perché sarebbe come dire: molte violenze sulle donne sono fatte dagli ex o dai mariti. Ad esempio, Sebastiana è un marito, Sebastiana ha fatto la violenza. Cioè, questi percorsi non sono logici, sono delle assurdità. Quindi bisogna rimanere con i piedi per terra, con i fatti. Poi sento cose assurde, una guerra, una sorta di guerra, volere l'esclusività sulle attenzioni e sul bene di una persona. Una Liliana che voleva bene a me, ma non doveva voler bene a lui. Che se una Liliana voleva bene a noi famiglia, non voleva bene a lui, o non era voluto bene da lui. Quindi si cerca di creare da una parte i buoni e da una parte i cattivi, o il cattivo per meglio dire. Ma il dubbio viene invece che da questa insistenza che si voglia speculare su qualcosa. Perché l'unica cosa sicura che noi sappiamo qual è? Che lei aiutava in senso generale un po' tutti. Ma non solo dal punto di vista economico, molto spesso dal punto di vista economico, ma anche non. Era a disposizione degli altri. E adesso che non c'è più, però bisogna che questo Sebastiano venga un po' tolto di mezzo, tolto dai piedi, perché altrimenti il bene, però altrimenti cosa rimane? Rimane un conto in banca, chi se lo prende? Sebastiano, che magari si prende una parte della pensione e va a godere di qualche beneficio. E allora non bisogna raggiungere questo scopo qua. Quindi non si pensa solo a voler bene o al bene che è stato, si pensa ad altro. Quindi è una tristezza, ecco, vedere una famiglia unita, però da ragioni di antipatia, da ragioni di odio, oserei dire.
E si capisce ancora di meno poi l'odio e l'inimicizia da parte di altre persone, gli ex amici, vicini di casa, che improvvisamente parlano molto male di questo soggetto che era, quest'uomo che era chissà come il marito di Liliana, dimenticando che, voglio dire, stavano insieme da 32-33 anni. Non parliamo di uno che si era introdotto nella vita di... Parliamo veramente di anni, anni e anni, ma di tanti anni. Quindi, tutti uniti nel nome di Liliana, ma quanto amore, quanto affetto, quello che in vita non si manifestava. Cioè, questo amore sembra un amore postumo, perché poi siamo sicuri che quando lei era in vita aveva tutte queste attenzioni. Perché in effetti lei comunque faceva la sua vita con Sebastiano, con alti e bassi certamente, ma andava, ha sempre fatto le testimonianze fotografiche, non sono solo testimonianze così per, ma testimoniano un percorso, cioè che lei viveva appieno comunque, andando in gita, avanti, indietro, partecipando, e non credo che si possa fare per tanti anni contro voglia qualcosa, no, non era il tipo certamente da fare questo, no. E poi consentitemi di dire che se non era una famiglia del mulino bianco che non esistono, però è anche vero che c'è molto di peggio in giro, ma c'è molto di peggio in giro, altro che. Quindi, ma torniamo a questo luogo comune che impazza sui social, cioè l'ex, il marito, e lui, perché così è, la statistica dice questo. Ma il vero ex, cioè il vero presunto marito, ma siamo sicuri che corrisponde a Sebastiano? Io, se fossi uno che viene dall'estero, che non sa niente, io vedendo così le cose, dico, ma forse l'ex è lui, è Claudio Serpin, è lui che parla, dice la mia Liliana, io non mi darò pace finché vivrò, devo sapere, io ho l'esclusiva, lei non faceva niente che non me lo dicesse, ma siamo sicuri che questa figura dell'ex e del marito corrisponde a Sebastiano? O lui la impersonifica? L'uomo... Io leggo qua, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che ha sempre ottenuto ciò che voleva nella vita, lo dice lui, lui che disse, Liliana mi ha detto, se vieni a mancare tu, mi ammazzo. Il potere di vita e di morte su questa donna. E allora, chi è? Chi è Claudio Sterpina nella vita? Chi è stato nella vita di Liliana? È quell'amore assoluto o un amore assoluto che non esisteva, di cui non, nessuno era a conoscenza, nemmeno la figlia, nessuno aveva avuto nemmeno un minimo sospetto della presenza di questo amore che vola in alto. E allora nessuno si chiede, facendo l'avvocato del diavolo, ma invece di vedere i particolari, la sintassi, il battito di ciglia di altri, perché non si parte dal fatto che è da lui che stava andando quella mattina Liliana? Che è lui che non ha alcun alibi per quella mattinata? E che è lui che cercava, già dopo i pochi giorni dalla sparizione, cercava un corpo nei sacchi. E lui che alla giornalista disse, ah, se stai in un sacco nero non va bene. Se stai in un sacco nero non va bene. Anticipando non solo il colore, ma poi
Ma poi mi sono sempre chiesto perché se in un sacco nero non va bene, perché? Perché non andava bene se stava in un sacco nero, non andava bene? Forse intendeva dire che sarebbe stato meglio trovarla morta in un altro modo, con altre modalità? Forse perché così sembra un suicidio? E allora, poi vedete, questi luoghi comuni sono così difficili da digerire perché manifestano un retaggio culturale che bisogna evitare. È stata anche fatta l'ipotesi dalla famiglia, mi sembra, dalla cugina ultimamente, che diceva: beh, se non è stato lui, se proprio non possiamo dimostrare che lui abbia fatto qualcosa, e lui poteva avere un mandante, figuriamoci. Cioè, forse aveva avuto qualche confidenza da Liliana, che lei frequentava qualcosa, e lui subito aveva trovato un mandante, un killer. Oppure è la fantasia che galoppa, come dice Sterpin di se stesso. Vedete, se si percorre l'idea, di cui io non sono affatto sicuro, ma se vogliamo fare l'ipotesi del corpo portato lì, dove è stato ritrovato, e portato lì proprio affinché venisse ritrovato per darne degna sepoltura, se proprio vogliamo fare questa ipotesi, in quel caso lì si può parlare anche dell'esistenza di un complice che potrebbe aver fatto quel lavoro sporco. Ma io mi sono sempre chiesto: se c'è qualcuno che ha fatto questo lavoro sporco, ci sono due tipologie di persone che possono fare una cosa del genere. Uno è qualche balordo, qualche disperato, che vedete ce ne sono, vedete, che per una somma tipo 10.000 euro, per dirne una, venderebbero l'anima al diavolo. A volte, per dire la malavita, abbiamo saputo che per poche centinaia di euro addirittura si ammazza. Una somma considerevole per fare questo trasporto lo si fa. Oppure, come complice, lo può fare una persona che però sia coinvolta direttamente nei fatti. Qualcuno che ha convenienza a farlo, qualcuno coinvolto che non può rifiutarsi. Quindi una di queste due cose. E vedete, per ritornare alla prima ipotesi del balordo, chiamiamolo così, ricordiamoci che però Trieste è una città misteriosa, è una città anche violenta, dove ci sono anche bande che si affrontano per il controllo del territorio. È una città di frontiera, c'è molto spaccio in giro, quindi è molte persone che vivono di espedienti, per cui potrebbe anche essere questa cosa qui. Ora vi ho segnato un'altra cosa, volevo concludere dicendo che vi è una sorta di un giro di resa dei conti. Vedete, sembra quasi come in quei film western che tanto andavano di moda decine e decine di anni fa, in cui i contendenti si affrontavano viso a viso, pronti a sparare, e chi era più veloce aveva la meglio e l'altro rimaneva lì al suolo. Si ha un po' l'idea di questa, di una resa dei conti, però fa male vedere che si cerca di indurre gli inquirenti a fare un qualcosa, si spinge, perché un qualcosa lo devono fare, ma a patto che il legittimo interesse deve essere quello di colpire una persona. E allora
non è un interesse reale, perché non dovrebbe. Sì, io capisco che ognuno vuole sapere la verità, ma non dovrebbe esserci questa impazienza, questo tirare la giacchetta, parliamoci chiaro. Perché l'impazienza fa pensare male. Perché se c'è questa impazienza di dire facciamo presto a concludere come vogliamo noi, è come se, ma sembra pensare male, come se si volesse mettere mano a tutto ciò che rimane di Liliana, che non c'è più, a quelle che rimane, vengono in mente i codici bancari, non sappiamo se ci sono altri fondi, qualcosa, ma quello che c'è. E quindi non si dovrebbe avere questa frenesia, non si dovrebbe nemmeno quasi criticare in modo feroce gli inquirenti dicendo fate presto e fate come diciamo noi, altrimenti ci pensiamo noi, facciamo gli investigatori privati. Toglieteci questo intoppo davanti ai piedi. Vedete, Sebastiano non sarà il migliore degli uomini, per carità, però io autonomamente mi sono fatto questa convinzione che per fatti oggettivi lui non può essere coinvolto direttamente nella morte. E di questo lo sanno bene anche gli altri, e allora ecco che si fanno ipotesi per dire ma non è uscita di casa, ma vediamo bene, ci deve essere un modo, ma forse sarà il mandante di qualcuno, avrà mandato qualcuno. Ci si aggrappa a qualsiasi cosa pur di insinuare, si contano i passi, 11 passi, hanno questi 11 passi, possono essere dall'uscio di casa all'uscio del portone, no, però poi come ha fatto? E loro non ci sono le telecamere, non c'è la fruttivendola, si è confusa, no, non può essersi confusa la fruttivendola, perché il giorno prima non può essersi confusa, perché il giorno prima, la mattina presto, partivano per andare alle terme. E allora com'è? Ma lui nel suo giro per i coltelli è passato a un certo punto a 500 metri di distanza dove forse passava Liliana. Ma forse i coltelli qualcuno non ricorda bene che quella mattina ha consegnato i coltelli. Ma ci sono le telecamere che hanno visto i movimenti di Sebastiano? Sì, ma no. Ma forse, vediamo bene. Ma vediamo se era lei. Vediamo se era lei nelle telecamere. Insomma, è, come dire, una mancanza di stile, una mancanza di fiducia in chi sta facendo le indagini. E poi in fondo si potrebbe escludere sicuramente la parola suicidio. La parola suicidio sarebbe non solo il fallimento di coloro che si vogliono togliere questo vedovo, questo marito dai piedi, e quindi sarebbe un fallimento grande, ma ve l'ho già detto l'altra volta, il suicidio sarebbe un fallimento per tutti. Il più grande dei fallimenti sarebbe il suicidio. Per lo stesso marito, per lo stesso Sebastiano. Perché una persona che veramente scegliesse di togliersi la vita vuol dire che non sta più bene in questo mondo e che ha scelto di andare via perché non voleva né una situazione, né un'altra situazione, né un'altra situazione. Quindi sarebbe il fallimento di tutti. Quindi, a mio avviso, è meglio e minor male quello che ci sia un colpevole che prendere atto che questa donna magari aveva intorno a sé il deserto. Non sentiva più il bene, l'affetto, l'amore intorno a sé di nessuno. Vedete, il gesto estremo non è come bere un bicchiere d'acqua, significa veramente stare soli. Quindi
quello che io vedo, quello che io leggo, quello che io sento, questa tesa dei conti, questi luoghi comuni, il marito qua, il marito là, io dico, ma siamo sicuri che queste sono parole in nome dell'amore o sono parole in nome dell'interesse? E soprattutto, un tarlo sta qui nella mia mente, sapete quale? Mi chiedo se Liliana fosse stata una nulla tenente, se non avesse avuto nulla, nulla, se non la sua semplicità, avrebbe raccolto ad oggi le stesse attenzioni, le avrebbe raccolte. La famiglia sarebbe stata così unita nella difesa se non avesse avuto nulla. Grazie amici miei, grazie dell'attenzione. A domani, un abbraccio, vi voglio bene. Seguitemi sempre, come la pensiate, pensiate. Anche con le critiche, a me fanno un piacere immenso le critiche, però basta avere la buona educazione. È una richiesta minima. Grazie amici miei, vi voglio bene.